Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi voglio proporvi un piatto eccezionale che non può assolutamente mancare sulle tavole italiane della vigilia di Natale e soprattutto quelle napoletane. Sto parlando del baccalà fritto in pastella. Ricetta semplicissima, veloce e soprattutto buona. Quindi non ci resta che cominciare la nostra preparazione. Però prima vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Per questa ricetta abbiamo bisogno di due filetti di baccalà dissalato e ammollato, 170 g di farina 00, 250 ml di acqua ghiacciata, come vedete è ghiacciata, vedete? E del sale, basta. E naturalmente dell'ottimo olio per friggere. Queste sono dosi giustamente indicative, perché io ho utilizzato due filetti e sono all'incirca 500 grammi. Allora, la prima cosa che facciamo, iniziamo a preparare la pastella. In una ciotola capiente versiamo la farina, un po' di sale e comincio a versare un po' alla volta l'acqua ghiacciata. Naturalmente poi magari possiamo renderci conto della densità della pastella, se vogliamo che sia un po' più densa oppure un po' più liquida. Intanto io comincio a mescolare aggiungendo l'acqua. Come vedete, la farina assorbe l'acqua e comincia a formarsi la pastella, che però, come vedete, è ancora densa, quindi aggiungiamo l'acqua. Cominciamo a sciogliere, andare un po' più veloci. Ed ecco qua che comincia a prendere corpo la pastella. Però è molto densa, come vedete. Quindi continuiamo ad aggiungere un altro po' di acqua. Ok, mettiamola tutta e vediamo come viene. E ci siamo. La pastella deve essere fluida e morbida, però continuiamo ad amalgamare bene, quindi a far in modo che sviluppi un po' di glutine. Ed ecco che abbiamo preparato la pastella bella liscia e soprattutto senza grumi. Ecco qua. E adesso non ci resta che prendere la pastella e metterla in frigorifero per almeno mezz'ora. La facciamo riposare bene. Ed ora passiamo alla preparazione del baccalà. Il baccalà, come ho detto prima, deve essere dissalato e ammollato. E cosa molto importante per il baccalà da friggere è quello che bisogna asciugarlo bene, perché altrimenti in cottura comincerà a fuoriuscire dell'acqua e quindi roviniamo la frittura. Prendiamo il nostro filetto di baccalà, lo poniamo su un canovaccio e andiamo ad assorbire l'acqua in eccesso, comprimendo leggermente, mi raccomando, non strappando la carne. Quindi con un movimento delicato andiamo ad assorbire quel liquido in eccesso. Un'altra cosa molto importante è la cottura del baccalà. Pelle o senza pelle. Io sinceramente lo preferisco friggerlo con la pelle,
perché la pelle comunque darà dà un senso aromatico, un profumo di più al pezzo di baccalà, perché normalmente quando noi lo friggiamo con la pelle. Però magari c'è qualcuno che non preferisce friggerlo con la pelle e quindi niente, bisogna sfilettare e prendere solo la polpa. Ed ora vi faccio vedere come si fa. Cominciamo a tagliare i primi pezzi. Questo, la coda la eliminiamo e facciamo dei pezzi più o meno regolari, come voi insomma preferite. Io faccio così, vedete? Questo pezzo che è un po' più grosso lo divido a metà e a questo punto andiamo a eliminare la pelle. Quindi incidiamo sotto la pelle, vedete? E non ci resta che sfilettare. Naturalmente con un coltello ben affilato. Ed ecco qui il nostro filetto senza la pelle. Vedete com'è carino? Questo lo possiamo anche fare in tocchetti più piccoli. Perché? Perché è abbastanza spesso. Quindi possiamo anche fare dei piccoli cubetti, carini. Ok. La pastella si è raffreddata e riposata, come vedete è diventata più leggermente più densa. Ed era quello che noi volevamo, quindi una pastella morbida, densa, ma non troppo. Ed ora non ci resta che inzuppare, quindi bagnare con la pastella i pezzetti di baccalà e friggerli. Ho già messo sul fuoco una padella con abbondante olio, la sto portando alla temperatura di 170 gradi e andrò a friggere i pezzettini. L'olio è pronto. Ok, iniziamo dai pezzetti un po' più sottili. Li sgoccioliamo e li mettiamo a friggere. Amici carissimi, il nostro baccalà fritto in pastella è pronto per essere gustato. È bellissimo? Mamma che profumo, che bella! Spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima, un like al video e iscrivetevi al canale. Se vi piace, commentate e condividete con i vostri amici questa ricetta. E mi raccomando, attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, vi do un arrivederci, un grazie e un abbraccio a tutti da Zia Franca.